Siamo nella quarta domenica di Quaresima, domenica letale, così la Chiesa definisce questa domenica perché siamo nella letizia, siamo nella imminenza della grande settimana santa in cui celebreremo i misteri della Pasqua del Signore. Accompagniamo Gesù nel suo dialogo notturno con un suo discepolo, Nicodemo. Proprio a Nicodemo Gesù dice che come è stato necessario agli israeliti guardare il serpente innalzato da Mosè per essere salvi, così è necessario guardare proprio se stesso, Gesù, per avere la salvezza quando lui appunto sarà innalzato da terra. Questa immagine del serpente è particolarmente ambigua, soprattutto nel linguaggio biblico e non solo, perché se da una parte indica fecondità, dall'altra parte dice la sua velenosità. Il capitolo terzo della Genesi narra l'episodio nefasto del cosiddetto peccato originale, dove il serpente tenta Adamo ed Eva. Ora però Gesù non considera questo episodio, considera invece l'altro episodio narrato nel libro dei Numeri, dove si racconta appunto di questo serpente innalzato che è causa di salvezza. Così anche Gesù diventa causa di salvezza per coloro che lo guardano, per coloro che credono, per coloro che hanno fede. Pertanto coloro che sono afflitti, coloro che sono nel male, nel peccato, nell'angoscia, nella solitudine, a chi devono guardare? Dove devono andare? Cosa devono sperare? In Gesù è questo crocifisso. Il crocifisso non è un talismano, il crocifisso non fa paura a nessuno, il crocifisso è veramente non solo segno della cultura, magari della cultura occidentale, ma indica la potenza di Dio, la salvezza di Dio, la possibilità per ognuno di noi di essere salvati, perché Gesù nella croce prende su di sé i nostri mali, il nostro peccato, la nostra morte, la nostra angoscia, il non senso della vita, e ci dona la sua vita, ci dona la sua pace, ci dona la speranza. E allora guardiamo a Gesù, non dobbiamo avere paura di guardare a Gesù crocifisso. In quelle piaghe vi è veramente la nostra salvezza. Nel crocifisso troviamo tutto l'amore del Padre, tutto l'amore del Figlio, tutto il dono dello Spirito Santo. Nel crocifisso veramente possiamo ritrovare noi stessi.